uno studente di scienze ortopediche alla Cattolica, poi si iscrive a medicina a Foggia, quindi fa un doppio corso, inventa un'idea, comprende che in medicina anche la didattica, anche la tecnologia della didattica può essere fonte di start-up, e così si prepara in un modello che è quello classico, nei grandi centri internazionali, va ad Harvard a Chicago, va ad Anna Farber, poi incontra le persone giuste, ha un'idea fantastica, quella della simulazione in cardiologia, e Forbes l'anno scorso lo inserisce nei 100 migliori under 30 in influenza. La storia di Nicola Marino ci ha ispirato, perché abbiamo capito che la pandemia ci ha messo di fronte ad una alternativa. Va cambiata la modalità di insegnamento, e quindi qualche settimana fa ci siamo visti qui per parlare dei numeri aumentati, ma in realtà medicina 2022 fa una cosa diversa, deve comprendere che anche in un modello così antico come quello di insegnamento di medicina si deve innovare, e si innoverà attraverso due parole chiave che sono quelle che poi il giovane Nicola Marino ci ha insegnato: skills, cioè dobbiamo tirare fuori sempre più giovani capaci da subito di fare qualcosa, e la seconda cosa che ci ha insegnato, è la parola chiave, è simulation. Noi punteremo moltissimo nel modello di simulazione che abbiamo a medicina, noi abbiamo uno skill lab avanzato, investiremo moltissimo perché vogliamo che dall'anno prossimo gli studenti dell'area medica a Foggia si applicano presto, prima escano già capaci di fare certe cose che poi il territorio, anche ribadisco in un'area così antica, così tradizionale come quella della medicina, emerge. Per cui i modelli